c'è il rammarico per non aver portato a casa la vittoria, però bisogna buttarci subito dalle spalle, perché noi continuiamo a muovere la classifica, continuiamo ad avere continuità, e guardando tutti i risultati, come dico sempre, bisogna essere propositivi, bisogna continuare a crescere, e questa crescita credo che ce la porteremo dietro fino all'ultima giornata. Quindi non ci siamo esaltati quando eravamo quarti, veniamo dopo una vittoria, non ci deprimeremo, ci piegheremo con il capo quando potremmo essere quinti o sesti, perché sappiamo che tanti playoff passano da partite così, da questi momenti. L'importante è, noi siamo consci che arrivare ai playoff sarà difficile, l'abbiamo detto da sempre, quindi combattere e lottare fino alla fine non ci spaventa. Abbiamo fatto alcuni errori, ma li avevamo fatti anche con Vicenza, un po' in fase di palleggio. In certe azioni siamo stati molto, molto limpidi, molto puliti, siamo arrivati bene in area, abbiamo creato anche situazioni interessanti. In altre abbiamo sbagliato molto. Poi quando giochi con squadre così, insomma, che giocano molto compatte, che giocano sempre questo 4-3-1-2, quindi grande densità in mezzo al campo, se non sei preciso a far girare veloce la palla e ad uscire insomma dal loro attacco, ovviamente la partita si complica un pochino. Questo bisogna dare merito al Pisa. Noi sicuramente potevamo farlo meglio, però nonostante capitano questi momenti all'interno della partita, avevamo tenuto bene, sì, non eravamo stati pericolosissimi, ho sbagliato qualcosa, però non avevo concesso nemmeno niente agli avversari. Mi dispiace che alla fine sia stato un calcio piazzato, però gli episodi sono questi, le partite si decidono così, noi siamo passati nel doppio vantaggio di due piazzati, quindi sappiamo che questo campionato è così, non bisogna mollare un attimo, perché altrimenti puoi subire gol e puoi vincere e puoi perdere un punto.